Buongiorno e bentornati al Mattino Loro in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e già mi chiedono cosa è successo alla mia voce e se ho iniziato a fumare con costanza. No, non conosco nessuna costanza, quindi posso assicurare che se fumo, di solito fumo solo con gente che conosco. E in genere fumo solo il sigaro, quindi... Comunque, no, cosa è successo alla mia voce? È anche un po' il motivo per cui sono mancato la volta precedente. E diciamo che ho passato una settimana e qualcosa, ecco, non esattamente al top della mia forma, non stavo proprio benissimo e sto ancora portando gli strascichi di tutto questo, come ho avuto modo di dire ad alcuni di voi. Non è stato... lo passo ogni anno. Chi mi segue, insomma, con regolarità e non con costanza, perché noi non conosciamo nessuna costanza. Un saluto a tutte le costanze, che sicuramente saranno miliardi di quelle che ci seguiranno in tutto il mondo. Io ogni anno purtroppo c'ho questo periodo in cui mi si abbassa la voce, in cui veramente c'ho praticamente lo scotto da pagare del fatto che sto invecchiando. E quindi ecco. Cosa sta succedendo alla mia voce? Quello che succede ogni anno praticamente. Solo che quest'anno mi è andata anche di culo, devo dire, perché se una volta all'anno comunque a me prende, che ne so, la mega influenza, sai, la roba quella bella pesante, ecco, quest'anno, ripeto, l'ho passato anche, devo dire, molto molto blandamente, a lottare estremamente per non prendermi l'influenza quella seria, quindi mi sono fermato ai sintomini del cazzo, quindi un pochino la voce bassa, un pochino, sai, raffreddore, e ogni tanto probabilmente mi sentirete tossire, spero di no ovviamente, e farò di tutto per evitare per evitarvi questa brutta cosa. So già che fallirò in questo tentativo, ma vi eviterò brutti suoni, a parte appunto la mia voce, tutto ciò che sentite qui su questa trasmissione. Trasmissione bellissima, in un format bellissimo, in un palinsesto altresì bellissimo, come insomma tutto quello che trasmette Runtime, ecco. Però, c'è un altro motivo per cui la mia vocina, insomma... è così, e ve lo voglio raccontare prima della puntata. Beh, prendiamoci i minuti, insomma, che serve. Facciamo un po' di radio comoda, ecco. Allora, questo sabato sono stato appunto a un concertino dei Subliminal Verses al Buon Florenzia di San Benedetto del Tronto, e tribute band degli Slipknot. Non che io sia particolarmente fan di questa band, però è stata una buona occasione per andarci con un mio amico, insomma, per menare un po' di gente. Sono stato menato giustamente. È stato un concerto molto molto divertente, devo dire, ottima scaletta, musicisti che sapevano veramente il fatto loro, bravissimi, stupendi. Per carità, non che per suonare gli Slipknot tu debba, diciamo, essere della filarmonica di Berlino, per carità, però erano comunque molto trascinanti, insomma, sapevano reggere un bello spettacolo di violenza e ecco. Raucedine era in arrivo per Valgon, è già arrivata e sta già andando, insomma, io spero che la mia voce non ne risenta più di così. Però devo dire che questo tono un po' più basso, un po' più, sarà ottimo per questo mercoledì, quando torneremo nelle fauci della follia. Mi piace, sì, mi piace, devo dire che comunque... C'è anche un fatto: io temevo che il mio ultimo lavoro fatto su Fiverr non sarebbe andato bene, invece devo dire che il cliente mi pare che comunque non abbia accusato, ecco, il mio status non propriamente ottimale. Ha detto: no, comunque tranquillo, quello che mi hai presentato non si sente il raffreddamento, insomma, quindi sono riuscito a mascherarlo come giusto, ecco. Quindi mi sento di star aumentando un po' le mie skill, e sono molto molto felice di questo. Comunque, signori, abbiamo perso abbastanza tempo, che qua veramente io, qua è il regno dell'approssimazione, veramente del caos, mi rendo conto. Come al solito io mi perdo in chiacchiere, voi magari siete qui a dire: sì, ma che cazzo ci devi di stamattina, cioè fai presto perché hai rotto anche i coglioni, e avreste anche ragione, signori.
Devo prendere delle pesanti decisioni per questo podcast, lo dico da svariato tempo in realtà, però una di queste è ovviamente capire che cosa farne di questa trasmissione. Molto presto dovrò, appunto, ripeto, rivedere pesantemente tutto ciò che ho costruito nel corso di questi anni in questa trasmissione e decisamente snellire questo format, fare qualcosa di più leggero, qualcosa di più... soprattutto per il pubblico, fare qualcosa di un po' più sostenibile, ecco, perché 40 minuti di trasmissione sì, sono non sono così tanti, ma sono tanti per quello che faccio io, cioè parlare in continuazione, ecco. Quindi o mi adeguo magari ad un format più diciamo semplice, nel senso che alterno con la musica, insomma, che ho provato qualche volta a fare questo tipo di episodi, mi è andato anche bene, però ci sono anche altre trasmissioni qui su Runtime che fanno benissimo questa stessa cosa e non mi va anche di, diciamo, di reiterare questo schema. Oppure trovo qualcos'altro da fare e quindi sappiate che sono in pesantissima riflessione su quello che sarà il futuro di questa trasmissione. Mena e sarai menato, dice giustamente sì, Simone. Nel flusso delle mie parole non so a cosa si stava agganciando, ma sono sicuro che era ottimamente on point sulla situazione. Comunque, andando al sodo, signori. Ora, molto spesso io quando penso al lunedì, penso a quello che devo portare, insomma, in questa trasmissione, alle volte mi viene il panico, lo dico senza mezzi termini, le ultime trasmissioni le ho portate abbastanza di straforo, senza una preparazione chissà quanto elaborata degli episodi. Ma voi lo sapete, io sono abbastanza uno che cerca sempre di salvarsi in corner, che non è esattamente la via più sana di gestire una trasmissione, specie una trasmissione live di questo tipo. Io però sono uno di quelli che purtroppo per certe cose non riesce a fare una pianificazione corretta e questa cosa deve cambiare decisamente. Ma quando penso al lunedì in generale, penso si pensa tutti insieme, molto collettivamente, anche un po' ai motivi per uscire fuori, quello che ci dovrebbe spingere a uscire dal letto. Ora, io ho trovato una cosa che mi ha fatto molto ridere e vorrei un attimo condividerla con voi per un po' per rompere il ghiaccio, signori, e la vorrei, ripeto, vorrei che voi un attimo faceste con me questo sforzo, ecco, per per capire questa roba qui. Allora, dal sito Verival Bio Frühstück, quindi immagino qualcosa che riguardi appunto il bio, il biologico, le colazioni, la dieta in generale, ecco, c'è questo articoletto che io ho trovato, perché io ho cercato letteralmente motivi per alzarsi la mattina. C'è gente che ha provato a travisare, forse stavi cercando motivi per alzarsi presto la mattina. No, proprio per alzarsi, signore, perché c'è proprio un attimo da rivedere pesantemente certi nostri comportamenti, secondo me, certe motivazioni, secondo me, vanno riscoperte, perché alle volte facciamo le cose di default, perché sì. E questa è una tendenza brutta, in realtà. Questo articolo che ti dà praticamente dei 15 buoni motivi per alzarti dal letto. E ripeto, vorrei un attimo condividerli con voi e leggerli assieme, perché a me, ripeto, hanno fatto ridere. Ancora 5 minuti, mi giro una volta e poi mi alzo. Spengo la sveglia ancora una volta sole. Scuse per restare a letto, ce ne sono tante. Se poi è anche brutto tempo, le scuse aumentano. Eppure esistono altri tanti buoni motivi per cui vale la pena alzarsi. E dimmeli, caro il mio sito Verival Frühstück, Bio Frühstück, insomma. Per motivare i dormiglioni ne abbiamo elencati 15. Non uno, non due, ma ben 15, signori. Il profumo del caffè appena fatto e il primo sorso della tazza ancora fumante. Sì, certo, buono. Ma è anche vero che il caffè me lo devo preparare da solo, che io non vivo in una casa piena di domotica in cui per l'appunto questa cosa mi viene fatta direttamente da un elettrodomestico, quindi in realtà, insomma, siamo già a una fase avanzata del risveglio, sito, non inizi molto bene.
una doccia stimolante, alternando acqua calda e fredda, subito dopo essersi alzati. Vero, buono, certo, anche questo potrebbe, se non fosse che più avanti questo stesso punto verrà smentito. Indossare finalmente gli abiti che vogliamo sfoggiare da così tanto tempo. Che bello sentirsi, capito, fighi in modo assurdo. Solo che poi mi dici fare jogging ben infagottati mentre la città si sveglia lentamente. Ora, questo è un motivo da prendere a parte o me lo stai mettendo come una schedule? Perché per ora mi sembrava, insomma, che stessi andando in una direzione, Sito. Quindi che devo fare? Mi devo fare una doccia, poi mi devo vestire bene con gli abiti che volevo, poi iniziare a correre, a caso, così. Ok, vabbè, seguirò il tuo consiglio. Ascoltare una playlist con canzoni che ci addolciscono il risveglio. Considerando che la maggior parte delle canzoni che metto nella playlist mattutina è death metal, insomma, ci sta assolutamente. Il sorriso della persona che si sveglia assieme a noi. Guarda, per esperienza personale devo dire che la persona che si sveglia assieme a noi non sorride. Il più delle volte non sorride, guarda. Quando ci si sveglia la mattina, anzi, che hanno ancora la faccia incartata nella spessa pelle che la contiene, ecco. Perché giustamente la luce dà fastidio, ecco. La sensazione che la giornata che ci aspetta sarà splendida. Beh, se io sto cercando dei motivi per alzarmi, probabilmente io questa cosa non ce l'ho, mio caro Sito Verival Biofrischtuk, insomma. Quindi, no. Pregustare il piacere di un incontro, di un colloquio interessante, di un avvenimento emozionante. Bah, anche a questo punto direi che possiamo un attimo... Ecco. Un attimo. Può succedere, non dico che non possa succedere in teoria, però, pesantemente. Aprire le tende e lasciarsi accarezzare dal sole. Consiglio per le giornate di maltempo, lasciarsi affascinare dai nostri panorami mattutini preferiti su Pinterest. Tra l'altro, la scritta nostri panorami mattutini preferiti su Pinterest, se lo apri, effettivamente ti apre praticamente il meglio di Pinterest, effettivamente ti rimanda su Pinterest, però diciamo che l'ultima cosa che vedo qui, cioè ti apre solo Pinterest, non è che ti apre, che ne so, una collezione di paesaggi fantastici, no, è solo Pinterest, e quindi se non sei iscritto come me ti becchi cose di cui te ne frega assolutamente un cazzo, tipo le palette di colori, non lo so, collezioni di vestiti, e una volta ogni tanto ti becchi qualche paesaggio così. Però io Pinterest non l'ho mai capito sinceramente come sito, quindi non lo so. Assaporare il vostro muesli preferito dalla vostra scodella preferita con il vostro cucchiaio preferito. Ora io voglio sapere, chat, se voi ce l'avete un cucchiaio preferito, porca di una puttana. Io voglio sapere se voi ce l'avete il vostro cucchiaio preferito. E qua il signor Verival mi vuole entrare a gamba tesa in modo molto subdolo, capito? Perché il nostro muesli preferito, secondo il sito Verival, è il muesli Verival stesso. Che io... dovrei pronunciarlo forse Verival, perché l'accento sta sulla I, quindi non lo so. Però Verival mi sembrava più comodo da leggere, ecco. Godersi il silenzio prima che la giornata diventi rumorosa. Ecco, questo è l'unico punto su cui io sono effettivamente d'accordo, perché è quello che effettivamente succede. Dice DJ Joker, sono sul Vatar, lo sforzo lo sto già facendo. Bravo. Motivi per alzarsi la mattina, sono povero. Giustamente, Vincent Valentine ci riporta alla fredda realtà. Frau Blücher. Sito Verival, Frau Blücher. Sì, comunque... palette a colori, sì. No, basta che se magna, dice giustamente Simone. Ma che cucchiaio preferito? Ho una tazza di Cenerentola e una tovaglietta con immagini di pane. Io ho la tovaglietta con i peanuts, devo dire, che da grande fan di Snoopy e Company ho apprezzato il fatto di aver trovato le tovagliette dei peanuts.
che altri punti ci sono per alzarsi la mattina. Fare vostri i pensieri positivi di un aforismo, una poesia, un racconto. Allora, non voglio denigrare questo punto perché effettivamente leggere la mattina non è una cattiva abitudine, ok? Potrebbe essere forse uno dei pochi momenti in cui si ha tempo di leggere. Infatti, subito dopo, addentrarsi nella lettura della vostra rivista preferita. Voglio sapere qual è la vostra rivista preferita a questo punto. Lo pretendo, signore. Di un quotidiano o di un libro. Ecco, questi sono tre punti su 15. Potrei ancora essere d'accordo. Dopo una sessione di yoga, tirare un profondo sospiro di sollievo, consapevoli di aver fatto qualcosa di buono per voi stessi. Ecco. Ok, va bene. D'accordo. Grazie verival.it, Verival Bio Frühstück, mi raccomando, vi consiglio il loro fantastico muesli mattutino per partire alla grande, signori. E niente. Comunque, io dove volevo arrivare con questo punto? Il fatto che comunque, signori, alle volte svegliarsi la mattina non è facile e noi dobbiamo effettivamente trovare una soluzione. Dobbiamo trovare un qualcosa che ci possa garantire una partenza come si deve, ok? Però non c'è solamente, diciamo, il modo in cui ti svegli. Cioè, io vorrei entrare proprio nel cuore del problema. Cioè, il fatto proprio, perché dovrei alzarmi? Perché dovrei farlo? Perché, e soprattutto, cosa mi spinge davvero? Uno potrebbe dire, sono povero. Uno potrebbe dire, lo devo fare, basta. Ma alla base di tutto questo, alla base di tutto ciò che comporta, ok? Poi il fatto che ci alziamo, le motivazioni personali di ognuno di noi, alla fine si riducono tutte ad una unica, in realtà ad un'unica verità, ok? Una unica semplice verità. Ovvero il fatto che noi troviamo una motivazione per alzarsi solamente con l'insoddisfazione. L'insoddisfazione, se ci pensate, è il più grande motivo per fare le cose. Ed è alla base, ed è un elemento alla base praticamente di ogni cosa che è successa nell'umanità dall'alba dei tempi. Se ci pensate, no? Hai freddo? Sei insoddisfatto della tua condizione, ok? E quindi scopri il fuoco. Un fulmine si abbatte su un albero, capito? Questo evento divino che fa scoprire il fuoco agli uomini, ok? E che li convince del fatto che loro possono utilizzarlo, questo fuoco, per scaldarsi. Che bello il fuoco, ok? Oppure, la scoperta della ruota, nata per insoddisfazione probabilmente, per l'ingegno di qualcuno che diceva io sono stanco, mi sono rotto le palle di staccare i sacchi di qualsiasi cosa sia l'antenato della farina, ok, che devo portare al mulino, che poi devo pestare a mano. Io invento delle grosse ruote su cui far correre un carretto e portare, diciamo, in maniera più comoda, ok, le cose. Nato dall'insoddisfazione. La vostra motivazione principale per alzarvi la mattina e per andare al lavoro è l'insoddisfazione, signori, perché voi siete insoddisfatti. Lo siamo tutti. Nasciamo con dei bisogni, nasciamo purtroppo con delle funzioni che appunto vengono mosse da questo stato costante di scomodità che effettivamente fa girare l'universo, ok? Recentemente ho visto il video di un... molti designer, ok? Stanno progettando nuove forme di, per l'appunto, design per gli oggetti, ok? Nuove forme geometriche. E alcune di queste sono incredibili. Sono, per esempio, delle forme similsferiche, ok? La cui funzione è quella di non adattarsi mai, ok? Perché per via del loro peso, del loro taglio, delle loro curve, ok? In modo tale, con la forza di gravità restano sempre in movimento e non riescono mai a trovare una posizione che riesca ad adattarli, ok? È un po' come il disco di Eulerio, no? Che se tu lo fai girare
su una superficie leggermente convessa, questo continuerà a scorrere per tantissimo tempo, ok? E questo è alla base anche della ricerca di nuove fonti di energia, se ci pensate, perché è il movimento, è il costante movimento che genera energia, no? Che può portare effettivamente nuove forme di risparmio, ok? Quindi si studiano queste nuove forme geometriche anche in funzione, insomma, di trovare quello che può essere un movimento perpetuo, ok? Scusate, non ce la faccio a non tossire. Come detto, non è facile, è una ricerca sicuramente che va contro anche tutto quello che sappiamo della fisica, ok? Con le leggi della termodinamica che ci dicono che effettivamente durante un qualsiasi lavoro c'è un dispendio di energia fino ad arrivare a zero. Quindi trovare il movimento perpetuo chiaramente è qualcosa che sfida le leggi di questa legge fisica, chiaramente. Però niente ci vieta chiaramente di ritardare o comunque agevolare questo processo, ok? E l'unico modo, paradossalmente, è utilizzare il concetto del fatto che l'insoddisfazione muove tutto, ok? Esattamente come questo oggetto. Tra l'altro io ho provato, in un momento di strana empatia con quello stesso oggetto, io ho trovato una strana sintonia con questo... C'era questo video, appunto, di questa sorta di oggettino di ferro fatto in questa maniera molto strana che continuava a correre su sto tavolo, però non è che fosse alimentato da qualcosa, era semplicemente che non riusciva a trovare una posizione comoda in cui piazzarsi. Non è come un cubo, il cubo lo lasci lì e rimane fermo. Quest'altro attrezzo invece continuava a correre sul tavolo, continuava a girare piano piano, non trovava mai una posizione comoda perché, ripeto, non c'era qualcosa che riuscisse a tenerlo fermo, ok? Io ho provato tanta pena per questo attrezzo perché, ripeto, il concetto è che non lo lasci in pace, non lasci che questo trovi effettivamente il suo punto di equilibrio, perché vuoi vederlo correre, vuoi vedere che questo qua continua effettivamente la sua corsa in giro, ok? E questa cosa, ripeto, genera tanta tristezza, almeno per me. Perché pensi al fatto che effettivamente la pace non la raggiungeremo mai, se non durante la morte, ok? Ci sarà sempre un nuovo conflitto, un nuovo problema, una nuova fantastica idea contro cui dovremmo lottare per trovare il nostro posto nel mondo, no? E questo è sia molto interessante, ma è anche molto, molto triste. E questo mi ha fatto anche ripensare, per esempio, alla trama e al finale di Matrix 4, che non so se l'avete visto. Io l'ho visto, però non l'ho trovato esattamente un film eccezionale. Però, c'è da dire che quel film è nato sotto una luce molto sbagliata. La regista, Lana Wachowski, è stata abbastanza costretta a girarlo come film, altrimenti le avrebbero tolto il giocattolo da sotto la mano. E questa cosa, ripeto, è altresì molto triste. Quindi anche lei, per il fatto dell'insoddisfazione, della costrizione, ha dovuto girare quel film. E lo ha fatto portando nella sceneggiatura anche tutto questo. Se tu vai a vedere il film e sai questo retroscena, lo vedi proprio come lei ha voluto raccontare un po' questa sua situazione con Matrix, che è un film molto pieno di scazzo. E io francamente non mi ricordo niente della trama, se non la sua risoluzione finale, che vi voglio spoilerare, quindi spoiler su Matrix 4. Fondamentalmente, certe macchine avevano... a parte che le macchine e gli umani hanno iniziato, diciamo, a sì, interagire fra di loro, insomma, la pace è stata un po' ristabilita tra gli umani e le macchine, nonostante Zion esista ancora, quindi non l'umanità non è tornata sulla superficie, però diciamo che la condizione è nettamente migliorata. Non c'è più la guerra, però è ancora necessario, diciamo, una Zion, è ancora necessario tutto quel ambaradan di funzioni, ecco, per far campare l'umanità, ecco. Gli umani sono liberi di restare in Matrix o di uscirne, quindi diciamo che c'è libertà ed è una cosa bella. Solo che in tutto questo ambaradan c'è Neo. Neo è tornato praticamente in Matrix, inconsapevole di tutto quello che ha passato, quindi vive la sua avventura, riprende i suoi ricordi, per poi capire che le macchine lo avevano tenuto in vita
o quantomeno il suo codice lo avevano tenuto, perché lui rappresentava, insomma, la nuova forma di energia che le macchine avevano trovato per sopravvivere. Ed era tutto basato sulla sua insoddisfazione, sul suo rapporto con Trinity, che lo doveva tenere sempre un po' al guinzaglio. Lui provava questo amore inconfessabile per Trinity, che nel frattempo stava con un altro uomo, che aveva un'altra famiglia. Questi due, insomma, che si toccano, si cercano, si rimbalzano, ecco, e tutto questo rapporto che hanno fra di loro diventa effettivamente il vero, il proprio motore, diventa la vera e propria energia con cui le macchine possono prosperare, con cui certe macchine riescono a prosperare. Il film, ripeto, è un po' una mezza cacata, un po' una monnezzina, ma non è male. Cioè, non è male, nel senso che è molto consapevole del suo essere un po' una monnezzina, quindi ci sta assolutamente. Nel frattempo giustamente, Vincent Valentine, dal suo essere uno scienziato, lo sappiamo, la sua scienza infusa come funziona, per l'energia perpetua basta un gatto con una fetta di pane e marmellata legata sulla schiena, si sa, assolutamente. Questa cosa non è smentibile da nessuna teoria, effettivamente è vero, certo. Il cacchio saedro. Ricerca di nuove forme di vita e di civiltà, dice Simone. Sarimbarzeno, sì, Sarimbarzeno, esatto. Trinity e Neo sarimbarzavano, e questo loro a rimbarzasse effettivamente era il motivo con cui veramente era il fulcro di tutta la storia, era quello, cioè il fatto che loro non potessero stare insieme ma volevano. E è una cacata di risoluzione? Probabilmente sì, però fa riflettere come effettivamente molto spesso questo nostro stato di insoddisfazione personale nei confronti anche del prossimo, cioè ci sono quei rapporti pure che tu non sai come gestire, bellamente non sai come magari fare del tuo meglio con una persona, ok? Perché magari non è che vuoi qualcosa in particolare, vuoi semplicemente così, cioè avere un qualche tipo di vicinanza, di rapporto con qualcuno, no? Senza anche delle implicazioni di qualche tipo, però non sai bene come comportarti, ecco. E questo è, alle volte, molto scomodo, perché vorresti tenere una certa distanza, ma al tempo stesso una certa vicinanza, ecco. E questo continuo tira e molla potrebbe essere particolarmente complicato da gestire. Comunque, signori, questo era un po'... Insomma, qual è il vostro... Fatemi sapere, qual è la vostra insoddisfazione che vi tiene un po' ancorati a questa vita? Perché quando veramente uno non c'ha più motivi di vivere, si lascia vivere oppure si lascia morire. Cioè, che è quello che, insomma, che succede. Voi vi lasciate vivere o trovate sempre una motivazione per uscire dal vostro stato di insoddisfazione cronica? Ci sono anche i sintomi dell'insoddisfazione cronica, che vado a leggervi un attimo al volo per il finale. Li ho trovati su un altro sito fantastico, ecco. Questo è da guidapsicologi.it. 10 sintomi di insoddisfazione cronica, tra cui troviamo, vabbè, la delusione, la frustrazione. Giustamente, l'insoddisfazione potrebbe essere il motore che ci spinga ad attivarci per realizzare un cambiamento in vista di un nuovo obiettivo, giustamente. Oppure alla ricerca della perfezione. L'insoddisfatto cronico vuole raggiungere la perfezione e per farlo potrebbe non esimersi da fare o disfare lo stesso compito molte volte per raggiungere la perfezione che si era immaginato. Questo è molto insano come cosa, ecco. Lamentarsi continuamente. Le persone che si lamentano molto sono per definizione persone che non sono mai soddisfatte e che tendono sempre a vedere il lato negativo delle cose. Stabilire obiettivi non realistici. L'insoddisfatto cronico ha enormi difficoltà a fissare obiettivi realistici perché non sa come valutare chiaramente le risorse che ha per raggiungerli o non sa esattamente quale sia l'obiettivo che vuole raggiungere, perché è indeciso su quello che vuole fare della propria vita. Ecco, questo sono abbastanza io, devo dire. Cioè, mi ci rivedo molto in questa cosa, ecco. Non tollerare il fallimento.
Il fallimento è parte integrante della vita in generale e del successo in particolare. Il fallimento ci indica qual è il percorso migliore per noi, ci può aiutare a migliorare e ci può dare il giusto tempo per agire. Ma molto spesso si vive il fallimento come un dramma o come un trauma da superare, quando in realtà è semplicemente uno spunto di riflessione per elaborare e ripartire in una nuova direzione. Oppure essere critico con gli altri e con se stessi. Le persone che si rivelano essere insoddisfatte croniche sono normalmente molto esigenti con chi è vicino. Ha difficoltà ad accettare il modo di essere e di agire di queste persone. Allo stesso modo in cui è terribilmente critico con se stesso. Vero. Carattere ossessivo dell'insoddisfazione. L'insoddisfazione può trasformarsi in alcuni casi in una vera e propria ossessione che non lascia spazio a nient'altro. I pensieri, le emozioni e i comportamenti iniziano a focalizzarsi solo su questo problema senza lasciare spazio a nient'altro. Incapacità di comunicare le proprie aspettative o emozioni. Le persone insoddisfatte croniche non riescono a verbalizzare e comunicare agli altri quali siano le proprie aspettative e si aspetta che gli altri lo capiscano da soli. Ecco, anche questo problema di comunicazione io potrei avere, effettivamente. Felicità idealizzata e condizionata. L'insoddisfatto cronico non sarà mai felice, perché sarà sempre smosso dal desiderio di avere qualcosa di più e fatto meglio. Pertanto, l'insoddisfatto continuerà sempre nella ricerca di nuovi obiettivi o semplicemente di un qualcosa da raggiungere, che però, una volta raggiunto, non lo farà felice. Inoltre, le persone con insoddisfazione cronica possono soffrire di ansia e sono più inclini alla depressione. Fraintendere gli altri. Anche se i messaggi delle persone dovessero tendere a sottolineare le buone capacità dell'insoddisfatto, sicuramente questa persona non sarebbe in grado di cogliere i complimenti o le congratulazioni genuine, ma le vedrebbero come critiche velate o semplicemente come commenti privi di valore. Questa pure è un'altra di quelle cose che vedo, insomma. Il fallimento è parte del successo, l'ha detto Ibrahimovic. Veramente, non lo sapevo. Comunque, signori, siamo arrivati alla fine. Non ho idea di come ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati. Quindi parte della mia insoddisfazione, sicuramente. L'ho sconfitta questa mattina, ecco. Pensavo che non sarei riuscito a portare a termine questa puntata. Sì, sto passando un periodo abbastanza... di riflessione, quindi abbiate pesante pazienza con me, perché alle volte potrei non essere l'anima della festa, signori. Comunque, vi lascio con l'ultimo messaggio qui che Runtime voleva darvi, quindi insomma, gran silenzio perché arriva la Cristoteca. You were the word at the beginning. Fatevi ingannare dalle solite brutte parole. Anche da noi esiste lo spirito del divertimento giovane. Vi invitiamo tutti in oratorio per il party più divino del mondo. Siete pronti? Benvenuti in Cristoteca. Pop Corner vi dà il benvenuto ad una serata speciale. Pop Corner Cristoteca Edition, mercoledì 28 febbraio alle ore 21, sempre e solo su runtimeradio.it. E quindi avete sentito, Cristoteca assolutamente da non perdere su Pop Corner, e che dire signori. Siamo arrivati alla fine, quindi mi permetto di lasciarvi qualche messaggino, insomma.
Ora, l'appuntamento con Michela De Paola Smono, insomma, come dice il buon... il canale Runtime, la Radio Geek, Michele e Simone vi chiedono scusa ma pensano proprio di prendersi un'altra settimana di vacanza per recuperare bene le energie, dato che un programma musicale nel concepirlo, nel reperire il materiale, nel metterlo in ordine nella playlist e nel mandarlo in onda come regia è abbastanza impegnativo e noi lo sappiamo bene. Domani sera quindi potrete ascoltare la terza parte dell'episodio di Mono con Michela e Luca Casciola sulle decadi italiane. Si tratta della terza e ultima parte di questa serie. Ci sentiamo come sempre su runtime.it. Quindi, signori, Vargano, fratello, te la faccio passare io l'insoddisfazione. Ancora qualche mesetto e ti raggiungo, caro. In che senso? In che senso? Che sta succedendo? DJ Joker, mi devi dire qualcosa e io spero che sia, insomma, sia una cosa bella. Quindi fammi sapere che c'hai da dimmi. Mio caro. E quindi, signori, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io vi ricordo che questa trasmissione è prodotta da Runtime Radio, quindi certo, www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Tutti i nostri podcast li trovate ovunque e comunque, quindi cercate Runtime e cercate soprattutto lo Spreaker di Runtime per sapere cosa va in onda e cosa no, e assolutamente fatevi un giro sui nostri social, ci trovate ovunque e comunque, quindi dai forte ragazzi. Vengo a trovarti, ah sì, vieni nelle Marche, che bello, sì, fammi sapere quando ci sei, che ci andiamo a fare una birretta, andiamo a cena, quello che ti pare mio caro, sono molto contento, che bello. Molto bene. Concludiamo anche con una nota positiva questa mattinata, allora, bene. Comunque, niente, grazie veramente tanto per la vostra pazienza, pensavo di non sarei mai riuscito ad arrivare alle 8, invece guarda un po' come passa il tempo quando ci si diverte, e si tossisce, e si starnutisce, e si fa schifo tutti insieme, signori. Piano con la musica, piano, signori. Comunque, grazie per la vostra partecipazione, e che dire... Io vi saluto e vi auguro una buona settimana e una buona giornata. Ciao!